Ciao a tutti, siamo appena arrivati in campo con il nostro 4066, seminatrice meccanica per la semina della nostra cover, che adesso, allora, andiamo intanto a impostare la linea di guida. Prendiamo, vedete, la linea è rimasta fatta in RTK col 130R. Andiamo a prendere la nostra linea, che è questa qua. Vediamo, ok, che è praticamente già la linea dritta del nostro campo. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a dargli un centro qua, in modo che andiamo a seminare fino a bordo campo. Allora, io direi di seminare fino a qua. Là, così può andare. Vediamo il centro. Ok. Qua gli diamo l'inizio al nostro campo, però noi iniziamo a seminare dal centro in modo di girare sempre attorno, in modo da non perdere tempo a fare svolte di fine campo. Allora, intanto andiamo a impostare, a mettere dentro il seme, dopo torniamo in macchina e facciamo tutte le spiegazioni che bisogna fare. Allora, berretto non serve, guanti sì, sempre. Andiamo. Prendere il nostro seme, una, due, abbassiamo il nostro, vedete, la seminatrice è una seminatrice molto semplice, la seminatrice meccanica da frumento, ed è anche quella più pratica per fare questo lavoro qua. Adesso andremo a vedere il seme della scala che andiamo a seminare, scala che è una varietà della SIS, di una brassica, e poche parole è una senape, un ciclo di 40-60 giorni, quindi molto veloce. Qua abbiamo del seme che avevamo avanzato a fine estate dell'anno scorso. Allora, andiamo intanto a versare questo. Uno. Vedete, una seminatrice molto vecchia, però per fare questo lavoro qua va molto bene, anche perché noi le usiamo due giorni all'anno. E avevamo iniziato a fare delle prove, a seminare, a vedere come ci trovavamo con la cover, e quindi con poca spesa abbiamo preso questa seminatrice, abbiamo iniziato a seminare, a seminarci le nostre cover. Là. Dopo questi mettiamo in trattore, e come sempre l'immondizia non sta mai bene per i campi, sempre bello tenere pulito, pulito, pulito. Abbiamo due sacchi di semente nuova, come sempre si aprono al primo colpo. Là.
riempiamo in maniera uniforme. Uno, questo qua, là, riempiamo bene uniformemente. Uno, due, andiamo ad abbassare gli elementi di semina, mettiamo appena appena appoggiati. Vedete, macchina che lavora dritta. Terzo punto, abbiamo messo un terzo punto meccanico, perché vedete abbiamo adattato noi questa seminatrice al nostro 40-66 e abbiamo preso un terzo punto e abbiamo messo fisso. Allora, via tutte le immondizie, anche queste qua, e le mettiamo qua dal paletto di confine, così ci ricordiamo dopo di venirle a prendere là. Via i guanti. Allora, gamma B, giù il sollevamento, abilitiamo la guida automatica. Vediamo, si prende la linea. Vedete, qua non abbiamo bisogno di tantissima precisione, lasciamo che faccia le cose con comodo. Là. Dobbiamo abbassare appena appena un elemento di semina. Vedete che dove passa la ruota non tocca, allora li abbassiamo ancora un pochettino là. Allora, attiviamo cruise control, iniziamo ad accelerare un pochettino. 8 km orari. Bene. Allora, stiamo seminando in andiamo, eccola qua, da qua fuori, come si vede qua sopra, in SF1, quindi non con la precisione dell'RTK, abbiamo una precisione di più o meno 10 cm. A noi per questa semina qua ci basta. Seminatrice, avete visto, meccanica da frumento, una dose di seme di circa 8-10 kg per ettaro. E 8-10 kg per ettaro di senape gialla, che andremo a fare questa cover, perché questo terreno è stato spianato e dopo l'anno scorso non c'è stato più tempo per fare la cover perché è sempre piovuto, quindi la facciamo quest'anno. L'anno scorso è andato in produzione. Cosa serve fare la cover? Allora, serve per moltissimi benefici, soprattutto per noi orticoltori. Allora, intanto combatte la sclerotinia e altri funghi che danneggiano molto le colture, e fissa all'incirca 100 unità di azoto organico per ettaro. In più combatte la lisciviazione. Cos'è sta roba? Praticamente quando piove l'azoto viene dilavato, invece con questa coltura viene fissato sul terreno. Noi abbiamo fatto il letame, avete visto, è già stata erpicata con una un erpice da 7 metri della maschio e un 939 che vedrete comunque in altri video. E abbiamo detto, dagli 8 ai 10 kg di seme per ettaro,
non abbiate paura di seminare questa cover, perché questo seme è molto forte. Possiamo anche accelerare un pochettino di più. È molto forte e ha una germinazione molto alta. Cioè, noi l'abbiamo arata e fresata, ma si poteva anche fresare direttamente senza ararla e lei avrebbe germinato e da sola con le radici avrebbe, si sarebbe andata a rompere il terreno. Però dovevamo apportare del letame e quindi abbiamo portato il letame e abbiamo successivamente deciso di fare questa cover e adesso la stiamo seminando. Cosa, una novità per il 4066, avete visto gommoni anteriori da 320, abbiamo cambiato le gommette che aveva prima con dei gommoni da 320, macchina che è nettamente più stabile e non vi lascio immaginare quanto in più galleggia, perché abbiamo praticamente raddoppiato la sezione delle gomme anteriori. Ecco, una cosa che volevo mostrarvi è, vedete, di qua è fatto, di qua anche manca la fascia centrale e come che va a completare, che è perfettamente in centro e la macchina va a completare la semina, manca quella fascettina là e dopo manca il pezzo di là. Vedete, il sole sta calando e... però volevo farvi vedere quali sono i vantaggi della guida satellitare con una semina come questa. Non serve stare là a fare le manovre fine campo, io ho sempre girato attorno e adesso va a completare la semina alla perfezione, ci cade perfettamente in mezzo, siamo a 10 km orari. Eccola qua. Nel frattempo siamo andati a controllare anche il seme, perché ovviamente un dosaggio meccanico, la seminatrice non è nata per un seme così piccolo. E noi, essendo ancora circa il terzo anno, sì, che usiamo questa seminatrice qua, e però usandola qualche giorno all'anno non ci fai tanta pratica, ma stiamo prendendo mano, insomma. Vedete, una guida satellitare, la precisione, cosa interessante. Andiamo a vedere, guardate qua, cosa bisogna sempre tenere d'occhio: la precisione e l'intensità del segnale, perché non sempre si ha il massimo della precisione, il massimo della copertura. Come in questo caso, vediamo, vedete qua siamo vicini alla centrale elettrica, qua ci sono vicini alle assicurazioni generali, quindi ci abbiamo vicini alla loro centrale elettrica, sopra abbiamo dei cavi dell'alta tensione, quando andiamo a passare sotto a volte succede, ovviamente i cavi hanno il loro campo elettromagnetico, vanno a disturbare la precisione del segnale del GPS. In questo caso si vede poco perché la velocità è abbastanza elevata. In trapianto invece, andando molto piano, questa cosa si nota molto di più. Ecco qua, abbiamo completato uno freno, si disattiva il cruise, pulsante, alziamo il sollevamento. Vedete, abbiamo impostato anche la velocità di alzata, di discesa e anche impostato un massimo di altezza. Andiamo a chiudere anche questo pulsante auto, e via. Non servono attualmente i fanali. Vedete, impianto di illuminazione tutto a LED, andremo avanti penso un'altra ora e mezza a seminare.
Questo secondo me è un bel passaggio da vedere quando va a completare la semina centralmente a due macchinate, così si capisce uno se si è regolata bene, se si è azzerata bene l'antenna, se si è impostato bene l'attrezzo dietro, se le misure che gli abbiamo dato le abbiamo date correttamente. Perché ovviamente non è che noi attacchiamo l'attrezzo, veniamo in campo, boh, a posto, attacchiamo la guida, a posto. Dobbiamo dirgli cosa stiamo facendo, dov'è l'attrezzo, quanto distante è il punto della semina in confronto al trattore, perché il trattore deve compensare questa distanza. Dopo, con una macchinetta così è proprio un piacere fare questo lavoro qua. Adesso con questi gommoni qua si sente ancora meno la mancanza del ponte sospeso, perché guardate che gomma abbiamo, 320 davanti, 320 dietro, su una macchina che pesa neanche 20 quintali, quindi è veramente si potrebbe mettere un piede sotto una gomma così senza nessun problema. Fatto all'incirca un ettaro e mezzo, adesso dobbiamo farne altri 2,5. Io adesso vi lascio e ci vediamo dopo per la finitura del campo. Per mia sfortuna e per vostra sfortuna, ieri sera ci siamo dovuti fermare con la semina, poi c'è stata un'emergenza a casa. E quindi riesco anche a mostrarvi la finitura del campo che andiamo a chiudere adesso. Allora, facciamo prima questa testa qua. Su l'attrezzo, la seminatrice, se le diamo un po' più di sollevamento, no. Il regolo l'alzata massima tramite un potenziometro nascosto sotto qua. Facciamo la testata anche di qua. Ci fermiamo a prelevare il sacco. Questo al momento può stare qua, per i campi no. Questo pezzo qua, vedete, sempre con l'aiuto del cruise control che va a riprendere la sua velocità. Sente il satellitare che va a riprendere le linee di guida, però dove adesso non servono per fare così poco, a noi non serve satellitare. Se avessimo avuto una seminatrice ISOBAS con controllo della sezione,
questa cosa non avrebbe servito, perché andando via dritti avrebbe chiuso gli elementi di semina da sola e sarebbe venuto fuori la finitura. Noi invece abbiamo una seminatrice un po' vecchiotta e quindi dobbiamo farci noi la chiusura del tampone. Qua siamo a posto, andiamo a fare il pezzo di là. Proveremo con la livella a sistemare questo trame qua, lo sistemiamo un po' con la livella, così da fare un bel lavoro. Cruise control attivato e andiamo. Sono anche delle nuvole che stanno avanzando, hanno messo un 60% di probabilità di precipitazioni e se fa due goccioline di pioggia non sarebbe neanche male, così va ad attivare il seme, germina, nasce e noi siamo contentissimi. Ci teniamo esterni e dopo faremo un'altra passata internamente. Arrivati alla fine, faremo la testata di là, un'altra passata tornando indietro e abbiamo finito la semina di questa cover. Abbiamo utilizzato circa 40 kg di seme, 4 sacchi praticamente. Su. Prima passata,
come la terra è più grossa, come ci avviciniamo ai canali in tutta la zona, la terra diventa molto 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 più pesante. Giriamo. Giù di nuovo. E adesso andiamo a chiudere definitivamente il campo. Ed non so se vedete quanto poco pestano le gomme davanti, guardate quanto poco, quanta poca impronta lasciano sul terreno. Cruise control e ripartiamo. Ah, una cosa bisogna ricordarsi con una seminatrice a falcione così come questa, ogni tanto andare a controllare falcioni che siano puliti. Se ci fossero i dischi avrebbe meno problemi, invece i falcioni, se c'è terreno umido, possono anche intasarsi, quindi ogni tanto è bene controllare sempre la situazione. Questa cover alla fine cosa andremo a fare? Adesso vedremo se la trinceremo e con trinciastocchi o la giraffa, vedremo, o ancora meglio se riusciamo a macinarlo e incorporarlo direttamente con la zappatrice. Fino adesso l'abbiamo sempre trinciato e incorporato successivamente con il terreno. Quest'anno faremo una prova a incorporare direttamente senza trinciare, quindi riducendo ancora i passaggi per andare a incorporare questa cover nel terreno. Io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video.